Ora facciamo un gaming test con alcuni giochi abbastanza impegnativi, tutti scaricabili dal Play Store o attraverso servizi, siti come APK Amido, per quanto riguarda ad esempio Asphalt 9. Andiamo per cui a vedere le prestazioni in gaming per quanto riguarda lo Xiaomi Poco X3, in questo caso è la versione 6 128 GB. Iniziamo proprio con Asphalt 9, che è possibile installarlo andando sul sito APK Method e andando a scaricare l'APK, per cui diciamo il file di esecuzione del gioco. E dando l'autorizzazione ad installarlo, andremo per cui a installarlo, poi andremo ad eseguirlo e a scaricare i dati del gioco. Questo perché Asphalt 9 ufficialmente su Play Store non è ancora supportato, non è ancora possibile scaricarlo, diciamo installarlo direttamente dal Play Store, per cui dobbiamo andare diciamo su altri siti, scaricare l'APK sempre in modo ufficiale, non stiamo diciamo facendo niente di illegale, e andare poi a installarlo. Per cui andiamo ad eseguirlo. Attendiamo il caricamento, eccolo qui. Ho già impostato la massima qualità visiva. Ecco molto fluido. Ok, e questo è Asphalt 9. Passiamo a Call of Duty Mobile.
120 Hz qui si notano molto per la fluidità. Si nota tanto perché diciamo questa mia seconda webcam che non è proprio di qualità eccelsa, per cui ti invito sempre diciamo a provarli veramente nel device, nello smartphone, i giochi. Qui molto fluido anche con Call of Duty Mobile. Vediamo un gioco che è abbastanza ha esigenze molto elevate come Elder Scrolls Blades, che anche su questo dispositivo lagga parecchio. Te volevo proprio mostrare, ha una qualità elevata, però ancora tanti problemucci, per cui siamo qui, come puoi vedere non è fluido quando mi sposto diciamo nel gioco, scatta parecchio. Anche se ha una qualità molto elevata per quanto riguarda le ombre, il terreno, eccetera. Anche passando, diciamo, nelle due modalità, in verticale, in portrait, per cui è più fluido rispetto al landscape. Però è tutto da ottimizzare questo gioco. La grafica è veramente molto bella, arriva diciamo ai livelli di un buon PC, però sul Pogo X3 lagga parecchio. Ci sono molti effetti di luce, lens flare, diciamo anche la superficie dell'acqua come puoi vedere. Le ombre, e qui spero diciamo che vadano a ottimizzarlo così da renderlo anche più fluido un po' per tutti i device, per tutti i dispositivi, anche nelle fasi di combattimento vi sono diciamo dei lag, però te lo suggerisco per provare, per testare diciamo anche
il poco con questo gioco. Ultimo gioco, vabbè, ti posso mostrare di The Trigger, vorrei diciamo interrompere qui per poi farti un altro gaming test nel prossimo video. Ti ringrazio, sono Roberto Santoli, consulente e formatore di marketing. Al prossimo video.